Buonasera, siamo un'altra volta di fronte a dottoressa Eva Zombi. Siamo venute a intervistarla per sapere come va l'andamento della sua ricerca per le malattie, per tanti infettive. Problemi di peli infettive, sì, sì. Condilomi e altre robe varie. Certo. Buonasera dottoressa, ti vuoi dire qualcosa a noi? Allora, che è successo con l'altra paziente, con quell'altra? Allora, l'altra paziente ha fatto le cure. E allora come sono andate? Bene, perché è guarita. Ah, è guarita. Però... E quanto tempo ha durato la cura della paziente? Una settimana. Però adesso sto curando un altro caso. Che cosa è successo, dottoressa? Scusami, dottoressa. Dottoressa! Sto facendo ginnastica, dottoressa. Sì. La prego, scusami, sì. Mi dica, qual è il caso nuovo allora, che è successo? Il caso è quel suo, è questo, Elisabetta. Elisabetta? Sì. Elisabetta, buonasera cara. Buonasera. Che succede? Qual è il caso suo? Cosa li affligge? Affligge che... Il non si sente là, dottoressa. Ah, sì, aspetti, eh. Cosa succede a lei? Allora, questa c'ha un condiloma extrauterino. Che cosa? E che cos'è? Ma che cosa è? Aspetta, è un agglomerato. Ah, cos'è, scusa, dottoressa? È un agglomerato di eiaculazione maschile. Ah, si sono bloccati. È sì, un influsso. Si è bloccato nella tuba. Signorina, ma vuoi dire qualcosa riguardo? E signorina Elisabetti? No, niente. Ma secondo lei cosa cosa? È un problema che gli può dare fastidio più di tanto? È una cosa anche normale? No, è una cosa normale. Guarda, può dare un po' di prurito vaginale. Ah, prurito, e poi che altro succede? Guarda, prurito vaginale. Poi? Poi secchezza delle labbra. Ah, poi? E poi perdite bianche. Ah, di yogurt di quel tipo? Sì, yogurt. Yogurt che sa di baccalà. Oddio, Eva! Poi se l'infermiera mi porta i guanti... Aspetta un attimo, solo che vado a prendere i guanti, un attimo. Ma infermiera, bravo. Scusi, i guanti! Aspetta. Lei non si preoccupi, io sono migliore. Aspetti, ecco dottoressa, sta qua dentro. Apra qua, lo trovi qua i guanti, scusa, esattamente. Scusa, io sono l'unghia, tesoro. Apri, cerchi i guanti, scusi. Guanti. Eccoli, questi qua grandi, uno ecco. Bianchi, certo. Uno o due? Uno, tesoro. Se devo mettere una mano, mica due. Io sono sconvolta. Aspetta. Mi fa un caffettino. Allora. E che succede, dottoressa? Spiega bene che succede in questi casi, per cortesia. Aspetta che io sto fumando, non è igienico poi. O tante volte le vorrei soffiare sopra, diciamo, la parte per affumicarla un po', non sì, lo so. Sì, per bloccare, bloccare la proliferazione. Allora. Si alzi la gonna, per favore. Aspetti. Ma oh, dai, io... Un attimo, tesoro. Aspetti. Aspetta, non fa... Aspetta. Oh, Dio mio, Evi, mi vergogno di fare le registrazioni, fare il filmato, dottoressa. Allora, si prende la parte del clitoride. Non ah, e che succede? Qua ce l'ho. E devi tirare giù. Oddio, no! Tutto, forza! No, mi vergogno! No, oddio, no, mi giro! Vergogno, mi giro! Aspetta, perché dobbiamo vedere il condilome extrauterino, basta un attimo. Dove l'hai studiato questa parola, ecco, dottoressa? Allora, parti da qui. Oddio! Qui. Oddio, dottoressa, e poi? E che succede, dottoressa? Faccio una cosa, guardi direttamente solo come le opere d'arte che si sente senza osservare, con la mano, diciamo. La senta lei come l'altra volta si è detta paziente, aspetta, però attenta con i liquidi. Oh, ma che cavolo. Attenta. Adesso è un po' gonfia. Ah, ma che succede che è gonfia? Gonfia. E perché? Perché c'hai perdite. Oddio! Li fa Yon, vuole nominarla. Come il Vaillon c'ha le pietre, dottoressa? Chi? Il Vaillon, quella diga che è scoppiata nel Vaillon. Lì è scesa tutta. Questo è un caso più particolare. Ma secondo lei perché occorre queste cose con queste ragazze bionde? Ma questo è più anacronico. A parte che è rossa. Ah, c'ha ragione, non è bionda. E dove lei, scusa signorina? Di dove vieni? Da Ucraina. Ah, Ucraina, ok. Sì. Allora, da Romania. Romania? Sì. Ah, ho capito. Dimmi, dottoressa.
Allora, cosa pensa bisogna questo fare? Questo è un caso molto anomalo. Dio, dottoressa, veramente mi sta spaventando questa ricerca. Ogni volta che la vengo a intervistare mi dà sempre una notizia diversa. Mi sta attualizzando le statistiche. Perché? Allora, abbiamo fatto, guarda, una statistica molto... Alzi, per favore. Dio, dottoressa. Venga, venga. Oddio. Vabbè, a rasatura, la fammi vedere. Perché... Dimmi, dottoressa, che cosa succede lì? Allora, qui... Allora, la vagina è come uno spicchio d'aglio. Si mette per friggere, non capisco, dottoressa, per fare la pasta? No. Ma che sei, per allontanare i vampiri? Certo. I conti Dracula? Perché lei è della Romania. Ah, ho capito. Quindi... Aspetta. Secondo te le metti l'aglio per non farsi mordere sotto? Sì, perché dopo ci vanno di lingua. Ah, ho capito, per succhiare il sangue. Sì, ho capito. Il ciclo, scusi. Ah, ho capito, quindi dici che i vampiri direttamente a posto di mordere il collo mordono la vagina. Certo. Perché raccolgono più, diciamo, sangue. Allora, questa poi è una vagina di una signora di 35 anni su per giù. All'incirca 35? Sì. Perché vedi, pesa, questa pesa. È pesante? È pesante. E quanti grammi pesa questa vagina, no, scusi? Questa... Quanti grammi? Questa pesa almeno 2 kg. Ma pare che sa parlare di, dei testicoli del bue, mi scusi? No, no, questa è una vagina, guardi. Ma sicura, dottoressa? Sì, sì, prego. Infermiera? Oddio, l'infermiera deve essere uscita. Infermiera, no, no. E andare a fare subito. Allora, per favore, abbassi. Dai, e andare a fare che sia la paziente. No, l'ha fatto vedere l'infermiera, la paziente. Ecco, guardi. È il pelo sudurato. Dici che c'è un pelo incarnito nel clito? Sì. E questo causa dei condilomi? Questo causa del condiloma extrauterino. Ho capito, Dio mio. E per curarla che bisogna fare? Per curare di progesterone. Che cosa? Punture di progesterone. Ma quelle che mettono ai cavalli? Sì. Oddio. Mio signore, ma lei è preparata per fare queste punture, signora? Lei è preparata per fare questa cura con queste punture? Lei ha paura? Guardi che le può venire un tumore all'ovaglio. Sì. Lei dice è pericoloso? Sì, sì. Io ho studiato anatomia della vagina, sì. Oddio. Una ginecologa, quindi, proprio ginecologa, urologa, anche del pene, però. Tutto, sì, sì. Tutto che riguarda le parti sessuali. Tutto quello che riguarda. Ma la signora è in grado di fare anche l'orgasmo, non ho capito questa cosa. No, no, perché lei c'ha delle perdite. Quindi... Biancastre. Quindi perdi orgasmi, perde non capisco. Perde orgasmi nei mutande. Poi vedi, se io gli metto un dito... Che succede? Si può vedere. Che succede? Come l'altra volta, dottoressa, credi? Va bene, io mi giro un attimo, lei controlla la paziente, la esamini, poi riprendiamo. Aspetta. Dottoressa, l'ha controllata? Sì, ecco, oddio! Va bene. Guardi. Aspetta, venga sotto la luce, dottoressa, scusi. Venga qua. Guardiamo bene come l'altra volta in studio. Nel suo studio, dottoressa. Paziente, guardi. Fai vedere? Questo è tutto liquido vaginale, guardi. Dio, dottoressa, aspetta. Che strano, c'è una schiuma. Che cos'è questo? E questo è liquido seminale. Ah, seminale, addirittura. Sì. Oh. Questo è... In seguito... Ah, che succede? Questo è in seguito a una penetrazione. Ah. Anale o vaginale? Vaginale. Dio. Vaginale continua. Continua di quanto tempo secondo lei? 3 volte al giorno per me. Ah. Mi dica, dottoressa, secondo lei che bella che sta comunque per fare complimenti. Molto elegante vestita in rosa. Parla di Calypso. Mi dica, dottoressa, fa zombie? La prego. E che bisogna fare adesso? Allora, niente. Mo lei c'ha un po' di secchezza vaginale. Cos'è la ricetta questa volta che mi dice dove operare? Venga, venga qui, paziente. Signora, si accomodi. Venga, allora, che la dottoressa dirà cosa dovrei indossare. Devi fare tanti sciacqui. Sì. Sciacqui con il tantum verde sul clitoride. Operatina.
No. Tanto un verde sul clitoride, quando pizzica sciacqua, poi infasil, e poi, mi raccomando, prenda meno il pene. Che cosa è pene? Il pene. Non ha capito la infermiera, è meglio che spiegate il linguaggio, dottoressa. Il pene, lo prende lei il pene? Sì. Quante volte domanda al giorno? Quante volte lo prende il pene? Cosa è? Il pisello. Quante volte, che ne so. Come pensa? Pure 20. Apposta c'ha il condilome estraterino. Bisogna operare qua, tesoro. E che tipo di intervento lei crede sia meglio? Proprio, chiude. Lei crede azoto liquido o il bisturi elettrico per operare la paziente? No, no. O crede che sia il caso di infibularla? No, no, là ci vuole proprio il cemento. A cementarla proprio? Cemento, due mattoni e via. Sotto? Sì, sì. Se no fai una bella... Com'è cemento? È il cemento dei medici che usano, è una specie di una pasta per il dentista, per risseccare con il loma. Allora applicano e si risecca tutto e cade a terra e rimane tutta la parte liscia. Ma quanto tempo dura la cura? Tesoro, bisogna che ci stai un po' dietro, tesoro. Allora devi prendere dietro, dici dottoressa, non capite, scusami. Devi prenderlo dietro, non più davanti. E per quanto tempo devi prenderlo dietro, dottoressa? Per 3 mesi. Ah sì? Sì. Va bene. Soffri di emorroidi? No. Vai al bagno stitica? Sì. Allora... Ma i cristeri bisogna insegnare da... Allora devi per prendere... Per cacare? Sì, tesoro. Deve fare, allora, un clistere al giorno. Poi... Dietro? Sì. Applicare la Luan e poi fare un rapporto sessuale anale. Senza vaselina? Sì. Con la Luan. La Luan è proprio apposita per i rapporti anali. Giusto, infermiera? Sì, sì, perché è una crema anestetizzante e lubrificante, quindi non sente niente. Anche nei casi di intubazioni, di controlli più intimi, una telecamera, puoi fare tutta la mente... Coloscopia e via dicendo. Ecco, perfetto. Quindi, in questo caso, dottoressa, vogliamo stare dalla paziente e quando lei dà la prossima appuntamento per farla tornare? Allora, il prossimo appuntamento è la prossima settimana, almeno... Facciamo una visita più approfondita con uno strumento. Sta bella, dottoressa, comunque. Lungo così. Quanto lungo? Non si mette più vicino al paziente, dottoressa. Aspetta. E perché si mi sto allargando tanto? Ecco. Allora. Dica. Un tubo così grande. Cosa, dottoressa? Praticamente che entra nella vagina. Questo tubo? Sì. E poi? Poi ispeziona. Fino su. L'intestino. Ah, non è che la signora è affetta di tinea solium, no? Lei non crede potrebbe trattarsi una tinea solium? Ma io penso che, signora mia, siccome è verde... Ah, è pure verde? Verde. C'ha qualcosa all'intestino, dobbiamo controllare. Si faccia fare una ricetta, mi porti 150 euro. Quanto, dottoressa? 150, per una visita approfondita. Ho capito. Domani. No, l'appuntamento te lo devo da io. Vabbè, domani, no? No, fra una settimana. Ah, che devi tanto fare una piccola cura, devi controllare se c'è un abbassamento, diciamo, di colorazioni, di dritti. Analisi della pipì, del sangue, e poi vado da un ginecologo. Va bene? Sì. Allora ci rivediamo la prossima settimana, insomma. Va bene. Adesso saluti. Buonasera, dottoressa. Scusa, signorina Elizabeth. Sì. Allora, buonasera, dottoressa Eva Zombi. La salutiamo e la ringraziamo tanto per la sua gentilezza. Arrivederci e buonanotte.